Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Evocron Legacy SE, che è l'erede naturale di quello che era Evocron Mercenary, uscito, non mi ricordo più se nel 2012-2011, insomma questo invece è un gioco del 2016. La particolarità di questo titolo è che è sviluppato da una sola persona e questo video non è un tutorial, non vi insegnerà a giocare, ma voglio farvi vedere quanto può essere figo un gioco sviluppato da una sola persona. Il gioco ok ha i suoi difetti, ma pensate a un X4 Foundation, però con anche l'online, con la possibilità di unirvi a mondi di altri giocatori o semplicemente giocarlo con degli amici. Vi faccio vedere com'è l'inizio, dove noi possiamo scegliere il nostro nome, scegliere il nostro ruolo iniziale, il che influenza un pochino quelli che sono la nostra nave iniziale, in realtà è sempre la stessa, ma vi cambia il luogo di partenza, vi cambia i crediti e la dotazione della nave. In questo caso vedete, io adesso clicco sul miner, il miner ha questa nave, la Talon, vabbè, 50.000 crediti, un motore di classe 1, un potenziamento massimo del carburante di 500 e così via, e si parte da, adesso non me lo dice, vabbè, noi possiamo scegliere la fazione. Beh, intanto qua vedete che abbiamo l'alleanza, gli indipendenti e la federazione. In caso partissimo dall'alleanza partiremo da Perla, un singolo sistema; in caso degli indipendenti da Talison, singolo sistema; o nel caso di federazione, da un sistema binario chiamato la location iniziale Sierra. Abbiamo poi queste tre opzioni, che sono i cambi dei prezzi in base a un'evoluzione in pratica del mercato, stessa cosa dei livelli di economia e tecnologia, e i controlli dei territori. E in pratica, se la disattiviamo, noi praticamente saremo gli unici in grado di poter portare delle modifiche a quello che è la politica, diciamo, delle zone. E il gioco non è esente da problemi, nel senso che tante volte non trovate il tasto per andare indietro, ma alla fine lo trovate. È un gioco assolutamente cattivissimo, perché se sbagliate a fare qualcosa, boom, kaboom, o meglio. Vi faccio vedere come funziona. Qui avete la parte in cui potete connettervi a un indirizzo IP per giocare con altre persone, oppure potete andare a fare il tutorial, che è molto ampio. Quindi avete il tutorial base sui sistemi, il volo, il mining e così via. E adesso iniziamo con il lancio. Evocron Legacy, diciamo che riprende un pochino quello che abbiamo visto magari anche in Elite Dangerous, in X4 Foundations, ma con un focus maggiore a quella che è la vita del pilota. Quindi in pratica vedete adesso che in questa schermata di caricamento vediamo tutti i sistemi della nave pian piano accendersi. Ripeto, questo non è un gioco diciamo AAA, è un indie puro fatto da un appassionato, ma che su Steam costa 20,99 euro, che non è certo poco, però ha tante recensioni positive. E soprattutto mi colpì il fatto che una volta uno di voi mi scrisse in email e mi disse: guarda, devi provare quello, se non lo prendi te lo regalo io. Poi ci sono stati gli sconti, l'ho preso, l'ho pagato forse 12 euro, era un 50% forse, più o meno. Non è immediato come gioco, infatti dovete andare un pochino a informarvi, un pochino dovete avere questa, dovete avere in pratica dei requisiti: essere estremamente appassionati di fantascienza, deve piacervi un gioco stile X4, stile Elite Dangerous, e non avere problemi con la lingua inglese, non che ci sia molto da, però è tutto in inglese, e soprattutto avere una grande forza di volontà di comprendere il gioco e di volerlo esplorare in ogni sua parte. Io non vi spiegherò tutto, sappiate solo che qui entriamo nella stazione e abbiamo la possibilità di ripararla, c'è il carburante, possiamo comprarci una licenza che non so a cosa serva. Abbiamo la possibilità di andare a assumere della gente oppure trasportare della gente. Qui ci sono quindi degli incarichi che possiamo prendere.
Il trade non abbiamo niente con cui fare trade. Abbiamo il build che non ci consente ora di fare nulla, ma vedete c'è la possibilità poi di costruire dalle sonde a sistemi industriali, quindi costruire la nostra stazione spaziale nello spazio e soprattutto vedere all'interno del sistema, magari una missione ci dà delle coordinate, noi la andiamo a inserire proprio il punto della coordinata mettendo tutto nei campi qui e poi attivare l'autopilot oppure fare un ping per quella zona e vedere che cosa c'è, insomma, e poi attivare l'autopilot che a quel punto aggiungerà anche diciamo il salto, diciamo il warp, la velocità warp, come si dice. Se andate indietro vedete che questo è il sistema visto da lontano, ma soprattutto questo, ecco, insomma, è la stella dove siamo ora e così via. E qua abbiamo l'elenco di tutti i sistemi, ce ne sono veramente tantissimi. Tornando in schermata principale, ups, ho sbagliato. Vabbè, intanto vi faccio vedere uscire dalla nave, perché vi voglio far vedere un'altra cosetta. Si guida più o meno come si guida anche su X4 Foundations e abbiamo la stazione spaziale. La particolarità di questo gioco è, pensate, se voi settate, ad esempio, non lo so, metto in pausa adesso, se voi settate, con F1 apriamo la mappa, settate, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Un pianeta, se io vedo questo pianetino qui, esempio, e punto qui, e poi mi salto, io finisco con il warp direttamente dentro l'atmosfera e salto per aria. Questo vale anche nel caso in cui dovessi saltare da lontano, nella stazione. In sintesi, lì ho trovato dei tutorial che spiegano come fare. Voi potete andare a saltare all'interno direttamente dentro una delle entrate della stazione quando praticamente siete prima di tutto a livello del piano spaziale, cioè praticamente esiste un piano come in X4, una cosa abbastanza nascosta quella, però è tutto fatto in un piano, quindi non va eccessivamente sotto, non va eccessivamente sopra. Il piano è questo. E andate a mettervi dove qui in alto, adesso muovo il mouse, vedete ci sono queste porte, queste portici, queste punti diciamo più luminosi di altri nella bussola. In pratica farete warp all'interno di questa zona qua, che è la porta diciamo di attracco. Una volta che entriamo, adesso vediamo se riusciamo ad attraccare, perché vorrei riattaccare nuovamente nella stazione. Per farvi vedere un'altra cosa davvero molto molto interessante, ok, Interstation, dovete fare attenzione perché essendo un indie comunque se vi perdete nei menu e non fate Intership, Interstation, insomma fate alloggiare la nave all'interno della stazione, vi schiantate. Una particolarità è che si aprono questi laboratori qui, i laboratori di ingegneria delle armi e così via, potete andare a modificare e configurare la vostra nave, ma soprattutto se andate sullo shipyard, la particolarità è che potete vedere di ogni parte, potete spostare, vedete come cambia sulla nave, il motore, a che distanza è il motore, quindi andare a influenzare il baricentro della nave, i resistori che non so cosa siano, potete andare a modificare le varie parti della nave, ma soprattutto potete anche fare una cosa di questo tipo. Allora, praticamente voi avete la possibilità appunto sì di modificare, montare, quindi spendere soldi, ma avete anche il frame configurator. Cioè praticamente questo è molto importante perché calcolate come veniva strutturato, sì, sia in X4 ma soprattutto in Elite, la nave ha degli hard points dove potete piazzare le torrette. Se non ve ne frega di una di queste, così come non mi interessano le armi secondarie, così come non mi interessa il numero di membri della crew, non mi interessa avere l'armor plating, sono tutti spazi che guadagnate che potete andare ad aumentare a livello di cargo bay piuttosto che una tannica di carburante in più, così che vi configurate la nave e poi andate a concludere il tutto.
E vi fate la nave, insomma, quella è la configurazione della nave. In pratica vi smontano, vi fanno degli slot più adatti a quello che vi interessa. Questa è una particolarità, ma ce ne sono tantissime da vedere. Ad esempio, ci sono le news, quindi le informazioni locali sulle le varie federazioni. Potete andare a vedere il menu delle quest, accettare le prime quest iniziali, quindi cliccandole poi vi viene dato il testo da leggere qua a lato. Intanto vedete che qua ho fatto lo sbaglio di uscire, quindi a sto punto sono... No, forse no. Vabbè, sì, sono partito e praticamente mi sta cercando di far fare qualcosa. No, no, infatti non ho sbagliato, ma semplicemente sto uscendo. Ad esempio, io ho scelto come fazione iniziale quella del mining, quindi la prima cosa che sarebbe da fare sarebbe andare a farsi due soldini dove si può minare. E quindi cerchiamo una zona magari con un po' di mining, non lo so, qui magari, vedete che qui ci sono, siamo qua noi adesso, potremmo schiantarci addosso al pianeta, ma andiamo qua. Il bello è che il pianeta ha delle città e dovete andarvi proprio sopra, perché se atterrate in un altro punto non ce la fate, cioè non dovete vagare tutto il pianeta. E soprattutto c'è la forza di gravità ed è difficilissimo guidare a bassa quota. Il pianeta, ovvio, non è ai massimi, diciamo, livelli di qualità video, ma ricordatevi sempre che il gioco è fatto da una sola persona. C'è un complesso sistema economico in questo gioco e soprattutto potete andare, come vi dicevo, a costruire build. Vedete, ci sono le varie parti della stazione dove far vivere la crew, dove postare, diciamo, i generatori di energia, la produzione, lo storage, il modulo di comando. Di cosa da fare ce ne sono un'infinità, anche piazzare una sonda mineraria. Quindi questo è un po' tutto quello che si può fare. C'è il log di tutti gli eventi successi. Sto aprendo un po' tutto a caso adesso, l'item database con tutti gli oggetti che potete commerciare, che potete trovare. In questo caso noi andiamo ora, avendo piazzato il punto dove vogliamo andare, attivo l'autopilot e vado e lui farà il salto al posto mio, ma in caso posso fare un F8 e vado ad attivare la velocità warp. Intanto vedete che qui c'è in basso qui il fuel. E la nave ha ogni parte, diciamo, ogni casella della tabella qui degli schermi sotto che riporta qualcosa di utile, quindi è importante farsi trovare, diciamo, preparati per quello che la nave vuole dirci, perché quello è davvero, fondamentale. Ed è una cosa che comunque cambia un po' rispetto a un Elite Dangerous o soprattutto un X4, dove tante cose sono messe al caso. È ovvio, non esiste il gioco perfetto, parliamo di giochi dove alcune cose interessano più di altre, e in base a quello che vi interessa andrete a scegliere il gioco che vi piace di più, che vi intriga di più. Ovvio, esiste anche Avorion, che è un ottimo titolo. Però magari ecco, la costruzione a cubi delle navi magari non interessa a molti, però riprende magari non prende la gestione della stazione alla X4, ma come tipo di universo sì, e soprattutto gli dà la componente multiplayer. Questo gioco, ok, non farà magari della componente multiplayer il fulcro dell'esperienza, ma sicuramente magari anche grazie a questo video qualcuno si paleserà e ci farà sapere se esiste qualche community italiana. Ora volevo vedere adesso qua se trovavo qualche asteroidino, perché una delle prime cose da fare sarebbe andare col tasto, scusate, B, minare, e Alt più B usa il flusso continuo del laser, quindi quello è importante, però credo che qua non ci sia nulla. In sintesi si va a scavare nell'asteroide i vari tipi di materiali fino a una quantità, mi pare, di 25 a slot, quindi ogni slot, ed è per quello che ho aumentato la capienza del cargo della nave. Quindi si va e si fanno i primi soldi così. Comunque non vedo nulla qua intorno, non vedo nulla di nulla a livello di asteroidi. Li avevo trovati prima, ma ok,
Oh, qui abbiamo una nave da trasporto che è appena arrivata. Ovviamente il gioco è cattivissimo, come vi dicevo, perché se vi, diciamo, fate il warp all'interno di una stella o all'interno direttamente del pianeta esplodete, così come se vi parte un colpo dentro la stazione siete istantaneamente morti. A quel punto potete accettare la resa e lì in quel caso non so cosa sia, cosa succederebbe, oppure potete... Ah, sono arrivate più navi qua. Oppure potete semplicemente ricaricare l'ultimo save. Adesso facciamo un'altra cosa, andiamo qua, più o meno qui, e facciamo il warp, così che vediamo il pianeta ora. No, non voglio andare lì, io non so onestamente adesso dove sia. Ah, dovrebbe essere là. Ok, di qua, eccolo là. Andiamo, warp, via. Spero di non schiantarmici addosso. Ok, no, dai, siamo arrivati più o meno. Eh sì, siamo qua. E vedete che questo è il pianeta. Andiamo a scendere lungo la superficie. Ci sono due modalità di guida, col tasto spazio attivate l'inerziale o meno. In sintesi, una dovrebbe controbilanciare con i propulsori tutto il movimento contrario, nel senso che se a quel punto mollate, fate stop, vi frena, e l'altra invece vi manda avanti per inerzia. Insomma, questi sono i due sistemi di controllo. Superficie del pianeta, come ho detto, stiamo scendendo dalla parte opposta, dove c'è la città dove comunque potete atterrare, commerciare, fare missioni. Ovvio, non è l'universo di Elite, assolutamente, neanche quello di No Man's Sky, non è nemmeno quello di X4 Foundation, perché comunque è fatto da una persona sola e i pianeti sono abbastanza poveri, diciamo, però avete l'opportunità di fare missioni, di avere anche delle flotte. E prima di arrivare sul pianeta e morire, vi faccio vedere un'altra cosa perché magari può interessarvi sapere quali sono le cose fattibili in gioco. Quindi vi faccio vedere questa schermata che poi se vi va mettete in pausa e vi leggete tutte le cose fattibili e la combinazione di tasti relativa. Questa è la seconda pagina e questa è la terza. È giocabile anche in realtà virtuale o soprattutto è giocabile anche con un pad. Su Steam, vi ho detto, costa 21,99 euro, ma potete anche andare a leggere i forum e soprattutto le recensioni di questo titolo, giusto per farvi un'idea. E come vi ho già detto all'inizio video, numerosi sono i requisiti da avere per poter giocare a questo gioco. E non parlo assolutamente di scheda grafica o PC, ma di principalmente passione e volontà personale di imparare il gioco, perché non è assolutamente per tutti. Nonostante, ecco qua, stiamo entrando nell'atmosfera, siamo in caution e siamo esplosi perché siamo scesi troppo rapidamente. In questo caso vedete Restore Last Save. E io sono sceso con la faretta. Comunque la superficie del pianeta era quella, non potevamo atterrare, però vedete che il gioco è stato particolarmente cattivo, così come lo è in casi dove io dovessi, ad esempio, in questo caso provare a sparare un colpo, o ho venduto qualcosa, no, ho comprato qualcosa. Io sparo, vedete che esplodo immediatamente e quindi ripristino l'ultimo salvataggio. Il gioco non è semplice. Non vi perdona nulla, però vi dico la verità: quando sono andato a vedermi i primi tutorial, sono andato a minarmi il mio primo asteroide e ho ottenuto, diciamo, i primi soldi, mi sono reso conto che quanto io avevo scavato, parlo di 25 del metallo più comune, avevo guadagnato 15.000, e a ripristinare il fuel che avevo consumato me ne costava 35.000, quindi quello che io in quel momento avevo scavato non mi bastava per rientrare nelle spese. E questo mi ha intrigato tantissimo. Quindi, insomma, questi sono l'equipaggiamento della nostra nave, possiamo andare a venderlo immediatamente, quindi riottenere dei soldi ma non valgono niente, così come possiamo vendere le armi equipaggiate, l'arma secondaria, abbiamo anche dei missili, pare. News information, view hangar details,
perché abbiamo anche la possibilità poi di depositare alcuni oggetti anche all'interno dell'hangar, un po' alla EVE Online in questo caso, quindi vi ho già citato fin troppi giochi. Quindi ragazzi, io vi chiedo che cosa ne pensate di questo Evocron Legacy. Senz'altro uno degli indie secondo me più promettenti, ma comunque non è in early access, quindi è già uscito, è già in giro da 4 anni sto gioco, quindi è sicuramente uno dei più intriganti e strano per gli appassionati di fantascienza, e sicuramente sarà uno di quelli che verrà meno visto da voi perché è un gioco particolarmente complesso. Attendo i vostri pareri e ringrazio tutti coloro che me l'hanno consigliato nel corso di questi anni. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!